Benvenuti a Torino Web News, eccoci alla prima puntata dopo le vacanze estive, la prima puntata dell'autunno. Per ripartire abbiamo deciso di venire alla Reggia di Venaria Reale, dove è stata allestita una mostra intitolata La moda in Italia, 150 anni di eleganza, una mostra che ripercorre la storia della moda italiana dall'Unità d'Italia ad oggi. La moda è l'autoritratto di una società, disse Elio Flaiano, e proprio questo è lo scopo di questa mostra, ricostruire il costume italiano degli ultimi 150 anni. Si parte con gli abiti della famosa sartoria teatrale Tirelli per arrivare poi al periodo degli ultimi 50 anni con i più affermati stilisti a livello internazionale. Durante il regno la moda italiana non si configurò come un carattere identitario nazionale né come fattore produttivo di rilevanza. Ciò nonostante diversi furono i tentativi di gettare le basi per una moda italiana, da quelli promossi dagli ambienti di corte e progetti dei futuristi fino ai tentativi autarchici del fascismo. Fu con l'avvento della Repubblica Italiana nel 1946 che nacque l'idea di una moda italiana che fu scelta consapevolmente come elemento di rilancio e riscatto dell'Italia nell'immediato dopoguerra. La fortuna di questa decisione, tale da generare negli anni 80 il fenomeno dell'Italian Style e del cosiddetto Made in Italy, ha modificato fortemente l'immagine dell'Italia all'estero e ha reso la moda uno dei principali comparti dell'economia italiana. La direzione artistica della mostra è stata affidata alla costumista Gabriella Pescucci, premio Oscar nel 1994, che si è occupata principalmente della prima sezione, e alla giornalista Franca Sozzani, direttrice dal 1988 di Vogue Italia, che ha seguito invece la scelta e la raccolta degli abiti della seconda parte. E vediamo adesso, come sempre, quali sono gli altri appuntamenti d'arte e musica dei prossimi giorni. Torna anche quest'anno Torino Spiritualità, 4 giorni di dialogo interreligioso e interculturale per approfondire temi etici e spirituali con filosofi, teologi, scrittori, storici, artisti, scienziati e musicisti da tutto il mondo. Su www.torinospiritualità.it trovate tutte le informazioni sulla rassegna. Martedì 4 ottobre alle 21 l'Accademia del Santo Spirito propone 5 concerti con brani composti da musicisti attivi in Francia fra la seconda metà del 600 e la prima del 700. Il primo concerto è dedicato a Marc-Antoine Charpentier alla Chiesa del Santo Spirito. Appuntamento al Teatro Reggio con le 9 sinfonie di Beethoven dirette da Gianandrea Noseda. Sul sito del teatro www.teatroreggio.torino.it trovate tutte le date dei concerti. Martedì 4 ottobre alle 21 al Circolo dei Lettori a Palazzo Graneri della Roccia, Giovanni Allevi presenta il suo libro Classico Ribelle. Il libro nasce dall'esperienza e riflessione di musicista e compositore di Allevi, secondo il quale la semplicità è una conquista quotidiana. Giovedì 6 ottobre invece, sempre al Circolo dei Lettori, ma alle ore 18, presentazione del libro La seconda mezzanotte di Antonio Scurati. L'autore immagina una Venezia del 2092 dominata da capitalisti cinesi e abitate da donne e uomini violenti e dissoluti. Unica salvezza, la letteratura. Per questa puntata è tutto, vi ringraziamo per averci seguito, ringraziamo anche la Reggia di Venaria per averci ospitato e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci dalla redazione web della città.